Io e Massimiliano ci siamo divisi un po' gli interventi nel giro regionale della CNA e per la prima volta stasera ci vedete in coppia, in tandem, quindi è un esperimento che andiamo a fare. Dato che lui è molto più schematico di me, molto più preparato anche, allora io ho deciso di fargli un po' da spalla e quindi facendovi da spalla vi faccio un'introduzione, poi dopo lui invece entrerà nel dettaglio normativo con delle slide che sono state preparate. Volevo solo farvi, cioè dato che lui entrerà nei casi specifici, dei numeri e via dicendo, io voglio solo dirvi due cose. Perché nasce sostanzialmente il piano casa? Nasce il piano casa quasi per contrastare quello che potevano essere delle problematiche di crisi economica e quindi con il piano casa si voleva dare un incentivo nelle costruzioni. Però, come molte volte viene pubblicizzato, non so se ne parla, uno pensa solamente al piano casa, nella necessità e nell'esigenza di avere un po' di spazio in più nella nostra azienda, un po' di spazio in più nella struttura turistica ricettiva, nella casa unifamiliare, si parla sempre solo di questo e quindi se mi serve bene, se non mi serve non lo faccio. Io penso che invece debba essere considerato anche per un altro motivo. Il piano casa dovrebbe anche essere utilizzato, pensato come uno sgravio fiscale, il piano casa come l'opportunità di investire qualche soldo in un momento dove ci possono essere delle energie, diciamo in un momento dove ci potrebbe essere un calo, nella possibilità anche di avere un valore immobiliare più alto e pertanto aumenta anche il valore dell'azienda, della società di cui uno è il titolare. Se noi aumentiamo, per esempio, del 20-25% il nostro volume, le nostre superfici, ci ritroviamo con che cosa? Ci ritroviamo che se abbiamo un immobile che vale, faccio un esempio, 1 milione di euro, ci ritroveremo con un immobile che varrà 1.200.000-1.300.000 euro, dipende anche qua dai canoni che poi dopo vi spiegherà Massimiliano, perché ci sono dei limiti in funzione dei dati del protocollo di Kyoto. Per cui, alla fin fine, ecco che ci ritroviamo che noi abbiamo, se vogliamo ampliare la nostra azienda, ci troviamo con una struttura più ampia, che se ci serve per lavorare meglio. Abbiamo con un valore immobiliare più alto, che se dobbiamo avere delle esposizioni con fidi e roba varie, ci ritroviamo ad avere ovviamente delle possibilità maggiori perché le banche ci danno qualche soldo in più. E ci ritroviamo che se per mille motivi noi vogliamo cambiare sede perché ci necessita una sede più piccola, una sede più grande, quegli spazi lì sono affittabili con un costo più alto rispetto a quello originario. Per cui queste considerazioni all'interno di un discorso di piano casa, secondo me, devono essere fatte. Devono essere fatte sia per voi come aziende che lavorate e quindi vi serve per la vostra struttura e sia a voi come aziende che al limite andate a proporre a degli eventuali clienti, diciamo, le committenze l'importanza di poter applicare il piano casa, perché se poi il committente applica il piano casa è comunque per l'azienda edile, per l'imprenditore comunque una fonte di lavoro e pertanto è una fonte di guadagno. Io, fatta questa piccola premessa, lascerei la parola a Massimiliano che vi parlerà appunto delle percentuali, vi farà queste slide vengono riprese degli articoli molto velocemente della legge, in modo tale da avere un po' di coscienza un po' più visiva. E poi ci sono due o tre slide ottimali che ci servono proprio per capire in maniera molto semplicistica quelle che possono essere gli ampliamenti degli immobili. Quindi ti lascio la parola, io mi sposto, se no non vedo. Grazie. Ma allora volevo solo prima di iniziare chiedere alla platea chi di voi ha già letto la legge sul piano casa nuova? Sì,
senza paura, solo per capire il grado di conoscenza. Ma allora, io volevo solo dire che innanzitutto ringrazio il CNA di Asti e Braccatesano per l'invito. Io lavoro all'interno di un'azienda che si chiama Frese Alluminio, che si occupa di progettare e realizzare profilati per serramenti in alluminio ad alta efficienza energetica. E qui su Asti abbiamo diversi clienti che magari voi conoscete, tipo Comoa, piuttosto che Oma di Fantino, piuttosto che Metallica. E abbiamo aderito a questo ciclo di incontri perché riteniamo importante, ed è una nostra missione, il fatto di portare sul territorio ai vari livelli di conoscenza le normative di settore. Quindi io non faccio assolutamente pubblicità dei nostri prodotti, però riteniamo come azienda che in un momento di crisi congiunturale sia opportuno portare a conoscenza del sistema delle opportunità che possono aiutare in un momento di difficoltà, come diceva prima l'architetto Verra, a portare a casa qualche lavoro. Il piano casa è nato nel 2009 e nella sua prima release non ha avuto assolutamente nessun tipo di successo. Pur essendo una legge regionale, nazionale, poi è stata portata a livello delle regioni, ogni singola regione ha deliberato la propria regolamentazione e il risultato del vecchio piano casa, che sono state portate su 1200 comuni della regione Piemonte, neanche 150 pratiche in un anno e mezzo, quindi un totale insuccesso. Diciamo che con la nuova giunta regionale a marzo di quest'anno è uscita la nuova legge. Questa nuova legge sicuramente ha cercato di essere operativamente più snella per favorire chiaramente l'opportunità da parte delle imprese di costruzioni, da parte del produttore di componenti dell'involucro, ma soprattutto poi del committente finale pubblico, piuttosto che diciamo della signora Maria, piuttosto che delle aziende, di poter usufruire di questi benefici. E quindi entrerei subito nel merito per far capire che cosa permette di utilizzare questo piano casa nella nuova versione. Innanzitutto è stato introdotto, io adesso vado a fronte dei vari articoli subito nel dettaglio delle modifiche, è stato introdotto che diciamo, gli interventi ammissibili di ampliamento, di demolizione e ricostruzione piuttosto che di ampliamento, sono stati prolungati fino al 31 dicembre 2012, quindi sostanzialmente abbiamo un anno e mezzo di tempo per poter presentare le domande. Ricordo che le domande, cioè la scadenza del 31/12/2012 è relativamente alla domanda di ampliamento piuttosto che di demolizione e ricostruzione, non della fine lavori. E l'altro aspetto è che le relative opere edilizie possono essere realizzate anche oltre tale data entro i limiti di validità previsti dai rispettivi titoli abilitativi. L'articolo 2 dice che sostanzialmente l'unità immobiliare... Massimiliano, posso mettere a fare una piccola osservazione? Nell'articolo 1, se avete visto, si parlava del DURC. Allora, anche in questo caso, per poter lavorare correttamente, per poter lavorare nel caso del piano casa, bisogna comunque essere delle imprese con la regolarità contributiva a posto. Questo anche uno, vuole essere anche uno dei vantaggi nei confronti delle imprese che stanno lavorando conformemente a quello che sono a quella che è la legge sostanzialmente, perché ci ritroviamo nel settore, soprattutto nel settore dell'edilizia, ci troviamo con tantissime aziende che sono un po' inventate e che quindi che poi non pagano i contributi, non pagano la gente. Adesso la gente e lo Stato non può saperlo se non per altre vie, però almeno il fatto di poter pagare i contributi, di essere in regola con le contribuzioni, questo è importante, per cui significa togliere tutta una fetta di aziende che non potranno mai lavorare per gli interventi sul piano casa. Questo è un punto che è a vantaggio almeno della
come dire, delle aziende sane sostanzialmente. Sì, certo. E nell'articolo 2 diciamo che la grossa novità è quella che le unità immobiliari catastalmente autonome con destinazione d'uso residenziale comprese gli edifici già rurali che hanno perso i requisiti di riconoscimento della ruralità. Che cosa vuol dire? Sostanzialmente la classica cascina, che non è più una cascina ma che ha mantenuto l'aspetto solo residenziale, può essere inserita nel discorso del piano casa, cosa che nel piano casa precedente non era ammissibile. Poi sostanzialmente il piano casa conferma il fatto che gli ampliamenti possono essere effettuati nell'unità edilizia in edifici uni e bifamiliari, nonché nella chiusura di loggiati porticati fabbricati con tipologia costruttiva a schiera, cosa che nel vecchio piano casa non era presente. Quindi chiaramente nelle villette a schiera, dove tra un'unità abitativa e l'altra c'è il classico pezzo di giardino piuttosto che l'aspetto di copertura solo del tetto, in quel caso lì si può chiudere e si può realizzare appunto un loggiato, un porticato. La volumetria complessiva da quella esistente sommata all'ampliamento comunque non deve mai superare i 1200 metri cubi. Chiaramente l'altro aspetto importante è che nel vecchio piano casa era richiesto un risparmio energetico sull'energia primaria del riscaldamento complessivo sia sulla parte vecchia che sulla parte nuova, mentre nel nuovo piano casa viene richiesta solo limitatamente all'aspetto dell'ampliamento rispetto alla tabella 5 dei valori di trasmittanza termica della regione Piemonte, che dopo vi farò vedere. L'articolo 4 sostanzialmente definisce il fatto che è ammesso un ampliamento del 25% della volumetria esistente, a condizione che chiaramente, come dicevo prima, ci siano rispettati i valori di trasmittanza termica e che nel caso di demolizione e ricostruzione siano rispettati i valori del protocollo Itaca di 1.5 per il 25% di ampliamento e di 2.5 per il 35% di ampliamento. Vi ricordo che il protocollo Itaca sostanzialmente è un protocollo di certificazione diciamo di costruzione dell'edilizia sostenibile, che tiene in conto non solo i valori di trasmittanza termica legati al risparmio energetico, ma diciamo a 360 gradi la sostenibilità dell'edificio, quindi il consumo delle risorse in modo un pochettino più ampio, con una scala di punteggi. E quindi chiaramente in base alla tipologia di percentuale di ampliamento bisogna raggiungere questi due tipologie di valori, per il 25% l'1.5 e per il 35% il 2.5. Chiaramente l'articolo 5 dice che nel caso in cui io effettui degli ampliamenti o delle demolizioni e ricostruzioni devo chiaramente rispettare tutte le norme in materia antisismica, di antincendio, igienico-sanitaria, eccetera. E è scaduto il 18 maggio il termine utile per i comuni che volevano effettuare delle restrizioni rispetto alla legge regionale. Io ho telefonato proprio ieri al responsabile della regione Piemonte per il piano casa, mi ha detto che rispetto alla prima edizione sono stati praticamente pochissimi i comuni che hanno effettuato delle restrizioni, quindi diciamo che da oggi, cioè da dopo il 18 maggio, se i comuni non hanno effettuato nel proprio regolamento edilizio delle specifiche restrizioni, acquisiscono in toto tutto il discorso del piano casa regionale della regione Piemonte. L'altro aspetto importante è che l'articolo 7 è quello riferito agli aspetti non legati al residenziale, ma all'aspetto produttivo, artigianale, eccetera, dei capannoni. L'aspetto importante è che nel nuovo piano casa sono stati inseriti, oltre all'edilizia artigianale, anche quella produttiva, direzionale e turistico-ricettiva. Quindi
diciamo, puntualizzando questi aspetti, si può dire che sostanzialmente i fabbricati esistenti a destinazione artigianale, produttiva e direzionale possono essere soppalcati fino a un massimo del 30%. Ma l'altro aspetto ancora più importante è che, per quanto riguarda questi fabbricati, l'aspetto dell'ampliamento, si può effettuare un ampliamento pari fino al 20% della SUL esistente, fino a un incremento massimo consentito di 2000 metri quadri. Tenete presente che questo nel vecchio piano casa arriva al massimo a 200 metri quadri, è stato ampliato fino a 2000 metri quadri, quindi ho un capannone artigianale o un centro direzionale o un'attività produttiva, posso ampliare questo capannone fino a 2000 metri quadri, ok? Questo è un aspetto che ritengo molto importante. Per quanto riguarda le strutture turistico-ricettive, che quindi anche nella vostra zona, no? Chiaramente ci sono alberghi, agriturismi, ostelli, bed and breakfast, eccetera, questa tipologia di destinazione d'uso può ottenere un ampliamento fino al 20% della sua esistente, fino ad un massimo di 1500 metri quadri. Quindi in questo vi incentivo al fatto, pensate solo agli aspetti legati ai dehors, degli alberghi, dei ristoranti, eccetera, sono sicuramente degli aspetti che possono rientrare in un'ottica di ampliamento e quindi chiaramente di portatori poi di lavoro, no? Volevo solo ancora aggiungere che non è solamente un discorso di ampliamento, volendo c'è anche un discorso di demolizione e ricostruzione che in qualche modo lui aveva accennato, per cui proprio io posso demolire e posso ricostruire l'immobile con le metrature che mi necessitano in funzione ovviamente dei parametri citati. Questo va anche in deroga a quelle che sono le normative di piano, cioè nel senso se ci ritroviamo che un edificio non ha più cubatura ufficialmente, questo ci dà l'opportunità di aumentare la superficie e di aumentare la cubatura, anche se ufficialmente il piano regolatore ci dice che noi non potremo mai aumentare questo, quindi si va in deroga a quelle che sono le norme di piano, per cui questo per noi, sia come aziende e sia come consiglio nei confronti dei nostri clienti, uno gli può dire o lo fate adesso o se tra due anni il piano a casa, tra un anno e mezzo il piano a casa non viene rinnovato, questi 2000 metri quadri massimo, questo 20%, questo 35%, questi numeri che Massimiliano vi ha dato non potranno essere più realizzati, per cui questo è un ragionamento che dovrebbe essere fatto. Vanno visti i casi specifici, però se applichiamo la legge del piano casa questo è fattibile. Ovviamente non deve essere vincolato. Sì, se non prevede cubatura o demolizione di costruzioni, basta che ci sia il miglioramento e quello che è il miglioramento architettonico di riqualificazione urbana. Per cui questo ci dà l'opportunità di poter avere questi interventi ed ecco perché ritorniamo alla razza originaria che era quella che si diceva l'incremento delle attività produttive, del lavoro contro la crisi economica. C'è una domanda? Il problema è che ci sono i vincoli che bloccano tutto. Ah, quali vincoli? Comunque dai vincoli paesaggistici, no, allora, vincolo paesaggistico e vincolo storico sono dei vincoli che effettivamente esistono. È stato bloccato perché alla fine non è che si può risolvere. Poi dipende dai singoli casi. Però devo anche dire una cosa. Se io potrei anche pensare di avere un parere favorevole dall'ente di tutela e all'attimo che io ho il parere favorevole dell'ente di tutela lo allego alla pratica amministrativa del comune e io sono a posto. Noi abbiamo appena aumentato 18x7, abbiamo fatto un bel andato, 18x7, 18 metri per 7 di larghezza fino all'edificio vincolato. Però questo l'abbiamo fatto senza piano casa perché non ci interessava, però per dire adesso in un altro caso, in una zona dove non c'era più cubatura, nell'altro caso abbiamo utilizzato il piano casa, quindi per cui si è riusciti ad aumentare la cubatura facendoci
approvare precedentemente il progetto dall'ente di tutela e pertanto all'attimo che l'abbiamo consegnato l'abbiamo fatto. Però deve essere approvato precedentemente, perché se poi l'ente di tutela mi dice modificami questo, modificami quell'altro, ma io sono a posto. Ma passa sempre in commissione del comunale, in commissione edilizia del comunale. Sì, vabbè, ma non possono dire niente contro, perché il piano casa ha questa opportunità qua. Se io ho il problema è questo, se io ho l'autorizzazione dell'ente di tutela, faccio un esempio, la sovrintendenza, io faccio una DIA o una SCIA e vado avanti, basta che rientri nel piano casa. Se io faccio questa pratica senza fare rientrare il piano casa, certo che me la bocciano, perché non ho la cubatura che posso utilizzare. Invece come piano casa è fattibile. Anche paesaggistica. Paesaggistica bisogna fare la stessa cosa mandandolo in commissione. Ma non è vero, noi già faccio parte di una commissione paesaggistica, ci sono degli interventi che valorizzano e pertanto ben vengono. È ovvio che vanno valutati, ce ne valutati singolarmente. Io sono d'accordo, però se io eventualmente se io faccio, ma no, qui stiamo facendo un altro ragionamento, se io faccio un progetto e questo mi viene approvato, ad un certo punto la commissione edilizia è diversa dalla commissione paesaggistica, per cui all'attimo che io ho un parere della, per esempio dell'ente di tutela, o un parere positivo della commissione paesaggistica, poi vuol dire che sotto il profilo del paesaggio è a posto. Sotto il profilo urbanistico va in commissione edilizia e qui e lì c'è tutta l'altra parte. Ma col piano casa anche quello salta, no? Cosa? Cioè il paesaggistico deve sempre passare. Anche col piano certo casa. Deve sempre passare, sì. E se quella viene bocciata? E se viene bocciata non passa. Allora, no, ma è una questione di progettazione, cioè non è che cioè, lei chiami un architetto che sappia progettare e vedrà che passa. Cioè è tutto lì il discorso, perché certo che se andiamo a chiamare, io vedo degli interventi che mi arrivano in commissione paesaggistica che li bocciamo anche se questi possono, cioè li rimandiamo indietro anche se urbanistica, anche se sotto profilo igienico e edilizio sono a posto, ma si sta parlando di paesaggio. Pertanto il progetto paesaggistico è un progetto, il progetto igienico edilizio è un altro progetto, cioè io a questo punto devo fare in modo che l'intervento che io vado a fare sia paesaggisticamente compatibile, per cui bisogna chiamare una persona che sia capace a progettare in un ambiente, in un settore paesaggistico. Non dobbiamo andare dal primo venuto, dal geometra, dall'architetto, un ingegnere amico che ha fatto strutture fino a ieri e domani richiede che le faccia un progetto paesaggistico. No, è sbagliato. Vada all'architetto, vada all'ingegnere, vada al geometra che è capace a progettare nel paesaggio. Questo è il percorso che deve essere fatto, perché la ratio di questa legge, una delle razzi, è la riqualificazione ambientale. Cioè questo è il succo. Io sono d'accordissimo su quello, ma poi in realtà non è così. No, in realtà è così. Il piano casa è stato fatto per poter permettere di costruire un qualcosa non di bello che si inserisca. Non è stato pensato per andare in deroga a tutte le altre normative. Perché qua e qua dobbiamo ragionare. È lì il bello. Ma poi c'è tutte. Ecco, facciamo solo terminare, forse c'era Grasso che voleva fare una domanda, ma facciamo terminare il dottor Fadim così, facciamo poi tutta la serie di domande che chiaramente ci interessa. Volevi fare ancora una domanda, Grasso? Ridate veloce, per quanto riguarda i confini, nel senso, nel mio caso è un'azienda e ho il confine, il muro di recinzione che ha 7 metri dal muro. Ti dovete accordare tra vicini per i confini. Quindi comunque se il mio vicino è accordevole potrei riempire lo spazio fino al metro. Questo rientra nelle norme di diritto civile. Va bene, dottor Fadim, prego. Sì, poi l'articolo 8, l'altro aspetto è che è stato prorogato al 31 dicembre 2010 il recupero dei sottotetti e fini abitativi, quindi questo è un altro aspetto importante. Ecco, poi diciamo un minimo di riassunto anche per focalizzare visivamente, no, la tipologia degli interventi. Come dicevo prima,
l'ampliamento del 20% rispetto alla tabella 5, quindi si può realizzare la stanza in più, si può realizzare la chiusura del portico della veranda, si può recuperare il sottotetto ai fini abitativi. Ecco, questi sono i valori richiesti dal piano casa. Come potete vedere, sostanzialmente per la trasmittanza termica delle strutture verticali opache è richiesto 0,25 watt su metro quadro Kelvin, per la trasmittanza termica delle strutture opache orizzontali è chiesto 0,23, per la trasmittanza termica delle chiusure trasparenti, quindi delle finestre, è chiesto 1,7 e per la trasmittanza termica delle chiusure trasparenti fronte strada dei locali ad uso non residenziale 2.0. Quindi chiaramente rispetto alle trasmittanze termiche di uso comune è richiesto secondo livello, quindi il requisito incentivante, no? Cioè, quindi il piano casa rispetto a quello che richiedeva l'anno scorso, diciamo che è sicuramente più leggero dal punto di vista dei requisiti richiesti di trasmittanza termica, però chiaramente richiede il secondo livello, quindi quello incentivante, un pochettino più restrittivo. Come dicevo prima, invece, per gli immobili ad uso artigianale, industriale piuttosto che commerciale si può richiedere il 20% di ampliamento e il 30% di soppalco fino a 2000 metri quadri. Io chiuderei con questa frase di Gandhi, il nostro intervento: il nostro contributo al miglioramento del mondo deve consistere nel mettere ordine alla nostra casa, per un semplice motivo, perché io, diciamo, di convegni ne faccio tanti durante l'attività lavorativa, e quello che sta emergendo è che sostanzialmente la difficoltà più grossa oggi non è tanto quello di costruire dei nuovi edifici efficienti, ma anche visto il parco italiano di edifici che sostanzialmente sono costruiti tutti prima del 1970-80, comunque quindi senza nessun canone legato al risparmio energetico, la grossa sfida oggi nostra è quella di riqualificare l'esistente. E come, visto che voi siete dei costruttori, sicuramente sapete che riqualificare l'esistente è la cosa più difficile, perché ci si trova di fronte a delle barriere strutturali, delle barriere burocratiche tante volte, e però noi ci troviamo appunto di fronte ad edifici che consumano tantissimo rispetto alla media sicuramente europea, e vi ricordo che nel 2020 la Comunità Europea ha detto che gli edifici devono consumare praticamente uguale a zero. E quindi sostanzialmente diciamo che la grossa sfida di oggi dal punto di vista dei costruttori, ma diciamo di tutto il sistema dell'edilizia, è quello di riuscire a riqualificare gli edifici esistenti in modo consono, in modo da rispettare le normative e soprattutto di creare un benessere sia a livello economico, quindi consumando di meno, sia dal punto di vista ambientale, della sostenibilità, quindi emettendo minori emissioni di CO2.